Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. Buongiorno, buongiorno a tutti ed eccoci di nuovo qui in diretta a Facebook su Milano All News, un'altra puntata di Summer in the City, la nostra, il nostro contenitore estivo. Tutti i giorni nella pausa pranzo vi facciamo compagnia per una ventina di minuti raccontandovi un po' Milano, la città metropolitana, quello che si può fare a Milano, quello che si può fare fuori Milano, come sta andando la vita fuori Milano. E oggi appunto ci andiamo ai confini del comune, siamo in piena città metropolitana, andiamo in quel di Bucinasco perché insomma sono state le elezioni, l'abbiamo seguito nei mesi scorsi, fin da quando il Partito Democratico, il centro-sinistra, si mise a fare le primarie per decidere il proprio candidato sindaco. Abbiamo seguito poi le elezioni e oggi abbiamo buona parte della nuova giunta qui con noi ospiti. Allora do il benvenuto, allora partiamo prima per importanza, allora facciamo così, al neo sindaco eletto Rino Pruiti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Poi al presidente del Consiglio Comunale Martina Villa, buongiorno Martina. Buongiorno. E all'assessore di tanti assessori, anzi sì, perché se voleva, anzi quella che voleva essere sindaca, si ricorda, avrebbe voluto essere al mio posto, si ricorda. Ma purtroppo. Allora va bene, adesso è assessora, quindi giusto, sì, acceso, giusto, sì, giusto. L'assessora Rosa Palone, assessora a tantissime cose, welfare, Innovazione sociale e questa dicitura che potrebbe sembrare un po' strana, ma in realtà ha molto a che fare con Bucinasco e mi viene a dire ha molto a che fare proprio con Rosa Palone, che è cultura antimafia, quindi assessore alla cultura antimafia. Sì. Allora, sindaco, partiamo da lei. Primarie, campagna elettorale, risultati, com'è andata? Ci faccia un po' il riassunto delle ultime puntate, diciamo. Sì, io ero stato qui vostro ospite durante la campagna elettorale per le primarie, quindi a febbraio, fine febbraio, perché poi a marzo abbiamo votato. È andata bene per le primarie, sono risultato vincente su Rosa e David, che erano i miei competitor alle primarie, e poi abbiamo affrontato una lunghissima campagna elettorale che ci ha portato fino al 25 giugno al ballottaggio, dove abbiamo vinto per uno scarto non importante di voti ma significativo, quindi è andata benissimo. 310 voti di scarto. Sì, sì. Un risultato che vi aspettavate oppure un risultato inaspettato? Ci sono stati degli alti e bassi, ci sono stati momenti dove ci sentivamo più forti, ma altri dove insomma c'era venuta un po' di depressione, soprattutto nella seconda parte, cioè dopo il voto dell'11 giugno, quando abbiamo affrontato il ballottaggio noi con coerenza e con trasparenza, cioè non apparentandoci con nessuno e continuando a seguire solo le nostre direttive programmatiche, mentre il mio avversario Licata ha fatto apparentamenti con il centrodestra, ha fatto apparentamenti con chi glielo aveva chiesto, quindi con altre liste. Quindi lì abbiamo temuto un po' perché la somma dei voti, almeno sulla carta, ci dava perdenti. Mm. Siete andati al ballottaggio contro il centrodestra. Vi aspettavate invece magari un ballottaggio diverso inizialmente? No. Il Movimento 5 Stelle insomma, no. Si era fatto sentire, si era fatto sentire. Ben agguerrito, abbiamo avuto anche qui ospite il candidato sindaco Schiavone del Movimento 5 Stelle. La città però non ha... No, io mi aspettavo di andare al ballottaggio con il centrodestra, perché il Movimento 5 Stelle a Bucinasco è andato bene, ha avuto un risultato importante di quasi il 17% in controtendenza anche lì rispetto al voto nazionale, però ha giocato la sua campagna elettorale senza molti contenuti locali e con una lista fatta di candidati, diciamo, poco presenti sul territorio, poco strutturati rispetto alla conoscenza del territorio e a,
appunto al loro passato, alla loro storia, mentre il centro-sinistra, il Partito Democratico e la Lista Civica Noi di Bucinasco ha avuto moltissime preferenze dei suoi candidati, a riprova che erano appunto espressione del territorio. Quindi non mi aspettavo di andare al ballottaggio con il Movimento 5 Stelle, ed è accaduto la cosa più prevedibile, che il centrodestra fosse appunto il nostro avversario. Ecco, in controtendenza anche però il risultato del centrosinistra Bucinasco, insomma una tornata elettorale che per il centrosinistra e soprattutto per il Partito Democratico non è stata una gran tornata. Beh, se andiamo a guardare città storiche come Genova, Sesto San Giovanni, ma anche gli altri 9 comuni che erano al ballottaggio o in competizione in provincia di Milano, diciamo che il risultato di Bucinasco è stato molto positivo. Anche per il Partito Democratico di Bucinasco, che ha avuto col 26% il suo record storico, a prescindere, ripeto, dal momento storico, e quindi ha avuto un buon risultato. E noi credo che siamo riusciti a interpretare i 5 anni di governo in maniera positiva, ma anche la campagna elettorale, quindi abbiamo giocato un ruolo di continuità rispetto a quanto stavamo facendo. Siamo riusciti, sia io come candidato sindaco, ma anche le due liste che mi hanno sostenuto, a intercettare il voto moderato del comune, perché non dimentichiamo che Bucinasco fino a 7-8 anni fa aveva un voto di centrodestra che era ipotizzabile intorno al 60%, quindi... Insomma, la sfida era difficile. Anche, difficile. È vero anche che non è venuto, è vero che ha votato solo il 55% dell'elettorato, ma comunque la sfida era difficile. Era difficile. Ecco, mi diceva appunto, le liste erano più di una, c'era questa lista civica che ha appoggiato la sua candidatura, di cui faceva parte Martina, giusto Martina? Sì, io sono stata la candidata più votata della lista civica, ho preso 183 preferenze. Ed è così è nata la prima esperienza politica. Ecco, appunto, prima esperienza politica a 25 anni, è forse il presidente di consiglio più giovane della storia di Bucinasco? No, perché Rosa aveva... Abbiamo una ciclicità. Ah, avete una... Ok, infatti. Quindi è stato un passaggio di testimone proprio... 25 anni. Perfetto. E poi si rimane a 25 anni soprattutto, giusto, no, Rosa? È così, lo fanno apposta per questo. Così a vita 25 anni e prima esperienza politica, mi dicevi. Che cosa ti ha avvicinato alla politica? Appunto, a 25 anni tutto uno pensa, tranne forse che avvicinarsi alla politica, avvicinarsi in una lista civica, in un comune comunque interessante, diciamo, impegnativo come quello di Bucinasco. Dunque, allora, io avevo a che fare con l'amministrazione precedente alla nostra, perché sono abbastanza attiva sul territorio, perché sono volontaria di un'associazione che si chiama Apertamente e insegno taekwondo in un'altra associazione sportiva. E quindi avevo frequenti contatti con Rino, che era vice sindaco al tempo, con Rosa, e da lì è nata una collaborazione che poi è diventata altro, nel senso che il mio impegno sul territorio poi si è trasformato in qualcosa di una volontà, diciamo, politica. Poi è arrivato l'11 giugno e sono arrivate tutte queste preferenze che non mi aspettavo, un po' di preferenze, perché sul territorio sono conosciuta non così tante, ed è diventata poi una responsabilità. E da lì siamo partiti. Tra l'altro, io ho sentito anche maestri di taekwondo, sì. Ce l'avete presa anche perché mal che vada. In consiglio risolverai così le situazioni. Speriamo non si sa mai. Non ce ne sia bisogno. Ecco, allora avete avuto il primo consiglio comunale, quindi sei ancora forse nella fase dell'entusiasmo. No, scherzo, speriamo che anzi continui anche dopo. Che cosa ti aspetti da questa esperienza? Allora, il primo consiglio ero abbastanza agitata, però in realtà è andato sopra le mie aspettative, avevo studiato tantissimo, però si è risolto bene, ovviamente poi bisogna vedere, è solo l'inizio del percorso, quindi insomma poi vedremo come si evolverà. Mi aspetto collaborazione da parte dell'opposizione, un'opposizione seria con cui lavorare per il bene di Bucinasco. Questo è un po' il mio ruolo poi... E tu devi essere super parte, tu devi essere quella che dice a tutti che sono bravi e che devono lavorare bene, insomma è un ruolo difficile. Esatto. Che a volte non so quanto sia facile... Siamo nel periodo degli entusiasmi, poi sarà difficile ricordarsi delle motivazioni a lungo andare, e il mio ruolo è un po' quello lì, e vedremo se sarò
farò di tutto per essere in grado. Ecco, dicevi appunto che comunque diciamo, l'impegno politico è nuovo nella tua vita, però c'era già l'impegno associazionistico, dicevi appunto, quindi volontariato, anche sportivo, come, esatto, come dicevi, quindi conosciuta anche sul territorio per questo. Sì. Soprattutto per questo, soprattutto per l'impegno sportivo e poi vabbè, veramente l'aspetto sociale poi ha meno anche visibilità rispetto allo sport. Poi per chi non lo sapesse, beh, Martina Villa ha avuto anche un momento di fama mediatica 12 mesi fa oltretutto, gloria, esatto, il famoso quarto d'ora che Warhol dice che tutti abbiamo, no? Il famoso quarto d'ora di gloria l'ho avuto un anno fa, in realtà abbiamo visto poco prima fuori onda, abbiamo cercato di ricostruire l'aneddoto un anno fa perché sui social, per i fatti tuoi diciamo, hai scritto un post dove diciamo un po' eri, anzi raccontami tu perché avevi scritto quel post, di cosa parlava? Allora, adesso è passato un anno, faccio... Il bello è anche capire questo, cioè come sui social rimane qualcosa che un anno fa chissà cosa ci ha scatenato a scrivere. Sì, io avevo scritto uno sfogo, perché poi si tratta di uno sfogo diciamo un po' articolato. Uno sfogo scritto bene, dai, ecco. E sul fatto che ero stata importunata per strada da dei ragazzi, avevo riflettuto su questa cosa, che era stata letta da Saverio Tommasi, che a questo punto saluto. E Tommasi, giornalista di Fanpage, per chi non lo so, per chi non seguisse. Avevamo questo rapporto per cui ci seguivamo sui social e lui l'ha trovato interessante, l'ha voluto ripostare e questa cosa ha avuto un eco mediatico pazzesco, mi sono arrivati 600 messaggi privati, opinioni di tutti i tipi. E quindi quello è stato il mio quarto d'ora di celebrità. Che però boh, magari era sintomo di qualcosa che stava succedendo e capitando dentro di te, perché insomma da uno sfogo poi passiamo a fare, comunque appunto facevi già volontariato e tutto, certo, sì, a diventare una politica, esatto, cioè perché tutti gli effetti sei una politica tu, cioè diciamocelo, cioè devi metterlo in testa, sei entrata a far parte della famosa casta, sei una politica, hai un ruolo poi istituzionale, non solo un consiglio comunale, sei presidente, certo, del consiglio comunale. Con questo percorso te lo aspettavi? No, ma già solo 6 mesi fa, nel senso, no, ti chiedo, forse neanche 4, cioè non è stata una cosa così improvvisa, cioè io l'ho detto anche nel discorso che ho fatto in consiglio, è stata prepotente, cioè è entrata proprio prepotentemente nella mia vita questa esperienza e da lì in poi è diventata la priorità e adesso mi trovo con quella responsabilità. Ecco, ricordiamo che appunto le primarie del centrosinistra vedevano Rino Puriti, Rosa Pallone e Davide Arbois contendersi la fascia di sindaco, no, la fascia di candidato sindaco. Tutti e tre qui nei nostri studi avevano promesso che comunque sarebbe andata a finire, avrebbero collaborato per il bene di Bucinasco. Beh, così è stato, sindaco, no? Perché abbiamo avuto, beh, lei che fa il sindaco, Rosa Pallone assessore e Arbois vice sindaco. Sindaco con deleghe importanti, lavori pubblici, istruzione e cultura, Rosa con le deleghe che venivano dette prima, ma tutta la coalizione è stata coinvolta nel governo del comune, perché su 10 consiglieri di maggioranza, 10 consiglieri sono stati delegati dal sindaco, dal sottoscritto, per esercitare un ruolo di governo e quindi oltre alla giunta noi abbiamo tutti i consiglieri. Quindi abbiamo un po' rispettato e stiamo rispettando per queste prime battute tutti gli impegni che ci eravamo presi sia durante le primarie ma anche in campagna elettorale. Ecco Rosa, passiamo a te invece. Notavo che il microfono è in tinta con le vostre magliette. Se non ce l'avevo, vado a prendere quello nero, ne abbiamo uno nero se vuoi. Non sei più il presidente del consiglio comunale, però beh, insomma, un assessorato invece importante. Quanto ti ha fatto, sto bello vedere Martirio, o un po' comunque ti ha fatto effetto non sederti più nel tuo posto in consiglio comunale? No, ovviamente mi ha fatto effetto, però sono contentissima per Martina Villa, tant'è che appena Martina ha ottenuto questo importantissimo risultato elettorale già al primo turno, io già dentro la mia testa avevo pensato se vincessimo sarebbe bello che Martina potesse essere presidente del Consiglio Comunale.
E infatti ci ho tenuto molto a ribadirlo anche al sindaco in tutta la fase poi che ci ha portato alle primarie e soprattutto dopo nella ridefinizione un po' dei ruoli, quando si discuteva ciò che sarebbe stato di tutti noi, mi ero fatta portavoce, non che la mia voce valga più di quella di altri, però insomma... Diciamo che in Rosa ha avuto uno sponsor, ecco, ha avuto uno sponsor forte in endorsement dell'ex Presidente del Consiglio, esatto, non è male. Secondo me Martina è una donna con tantissimo entusiasmo, è una donna che ogni volta che si impegna ci mette tutta se stessa e quindi è una ragazza di 25 anni come lo ero io appunto 5 anni fa e in continuità gli abbiamo voluto appunto come diciamo maggioranza e poi anche insomma in Consiglio Comunale nel momento in cui c'è stata la nomina di Martina riproporre questo stesso schema che poi è stato vincente proposto 5 anni fa, mettere in un ruolo importante perché il Presidente del Consiglio Comunale è la seconda carica del Comune, quindi è un ruolo di assoluta importanza istituzionale, una donna per dimostrare che la politica bucinasco è una politica che sa usare e che non ha pregiudizi né di genere né di generazione. Se non sbaglio credo che la giunta sia divisa proprio a metà praticamente. Ah, ecco, infatti. Per esempio, ecco. La lista civica noi di Bucinasco ha eletto soltanto donne, 3 donne. E comunque il Partito Democratico ha una componente femminile e soprattutto anche di giovani importantissima. Ecco Rosa, tu appunto non sei più diciamo Presidente del Consiglio ma sei passata diciamo agli assessorati, sei un'assessora come ricordava prima il sindaco, welfare, innovazione sociale e questa dicitura un po' particolare che non so quanti comuni, soprattutto la città metropolitana forse nessuno mi verrebbe da pensare, anche se forse avrebbero bisogno di istituirla, assessore alla cultura antimafia. Allora, questa spiegacelo. Vuoi sapere? Sì, spiegaci bene. Sì. Come è nato l'assessorato alla cultura antimafia? Come tutti sanno, molti sanno, Bucinasco ha una storia passata e presente di anche di 'ndrangheta, nel senso che Bucinasco è famosa agli onori della cronaca nazionale fin dagli anni 90, perché le prime indagini che lo hanno dimostrato sono appunto nel 93. Bucinasco è famosa per essere definita un po' la Platì del Nord. La Platì è questo paese della Locride in cui l'andrangheta prospera e Bucinasco appunto è sempre stata accostata a questa città, a questo paese della Locride, perché abbiamo delle famiglie che si sono trasferite qua a Bucinasco e negli anni hanno conquistato una buona fetta di territorio. Bucinasco già dal 2002, da quando un sindaco di centrosinistra, Maurizio Carbonera appunto, era diventato sindaco, ha iniziato a accendere i riflettori sulla città, consapevole del fatto che nel momento in cui si racconta la presenza di un problema, questo problema può iniziare a essere quantomeno combattuto. Nei 5 anni di amministrazione Carbonera, dal 2002 al 2007, Rino era anche assessore all'ambiente all'epoca, io no, andavo credo al liceo, sì, nel 2002. Ci tiene sempre, sempre a sottolineare no, la differenza di età. Io cioè... faceva l'assessore, io andavo ancora al liceo praticamente, quindi... Martina, ecco, brava Martina, dice che è quinta elementare. Grazie Martina per avermi ricordato che ormai anche io appartengo un po'. A donne di una certa età. Beh, hai una storia, Rosa. Hai una storia che però ti ha portato a essere appunto l'assessore sì, alla cultura antimafia. Esatto. E quindi una presenza, stavamo parlando appunto della Bucinasco ha iniziato già nel 2002 ad accendere i riflettori sulla presenza mafiosa nel proprio territorio e quindi anche nell'area metropolitana milanese. Perché sì, perché non penso che si fermi poi la storia dell'andrangheta a Milano, nella città metropolitana di Milano, non si ferma ai confini di Bucinasco, ovviamente. Siamo stati tra i primi però a raccontare l'esistenza di un problema. Le indagini poi della magistratura, delle forze dell'ordine hanno portato fortunatamente anche ad arresti tra virgolette importanti.
E questa storia però non è terminata, perché comunque la storia processuale è ancora in corso nel nostro territorio, sicuramente non è terminata. E noi crediamo, abbiamo istituito la delega alla cultura antimafia, perché crediamo che il lavoro di repressione della magistratura e delle forze dell'ordine, insieme anche al lavoro fatto dall'informazione dei giornalisti, deve poter contare anche e soprattutto sulle gambe della politica e delle istituzioni in un comune come Buccinasco. E già durante l'amministrazione comunale, quando era presidente del consiglio comunale, ero delegata all'educazione e alla legalità, abbiamo iniziato un percorso che ha portato a Buccinasco, a nostro avviso, dei risultati molto buoni. Abbiamo creato il Festival Culturale Buccinasco contro le Mafie, che ha portato l'antimafia tra i cittadini, nelle associazioni e anche nelle scuole. Abbiamo investito circa in 5 anni, abbiamo formato circa 3.000 studenti sulle tematiche appunto del contrasto alle mafie, della presenza dell'andrangheta sul nostro territorio, attraverso laboratori di formazione fatti da professionisti nel campo, in collaborazione anche con l'Associazione Libera. Grazie anche alla testimonianza di giornalisti e di magistrati che sono venuti nelle nostre scuole a parlare, a raccontare ai ragazzi cosa è l'andrangheta e cosa è l'andrangheta Buccinasco, trovando ovviamente nei ragazzi anche già molta consapevolezza. Vuol dire che questi temi sono sentiti anche a casa, e i ragazzi comunque hanno bisogno di potersi confrontare con chi ne sa davvero su queste tematiche qua. E cosa? Hai nominato appunto un po' tutti gli attori che devono muoversi nel mondo dell'antimafia, mi viene da dire. Hai nominato spesso i giornalisti. Io ti chiedo, da giornalista, un consiglio all'assessore alla cultura antimafia di Buccinasco: come possiamo noi giornalisti raccontare le mafie dell'Inter milanese? Dobbiamo raccontarle? Come dobbiamo raccontarle? In che maniera possiamo darne conto? Sicuramente, diciamo, a Buccinasco vengono già molto raccontate, a mio avviso anche bene, perché poi non sta la politica a dover giudicare come si deve raccontare la presenza delle mafie, perché il giornalista deve essere una persona libera. Che quello che devo più fare dall'attivista forse antimafia, che è un po' la tua storia, anche ti ho parlato tu 10 anni fa, mi dicevi, entravi in Libera. Quindi. Credo che vivendo il territorio, cercando di capire, leggendo le indagini e gli atti processuali, insomma, ci sono dei giornalisti che sul nostro territorio già da anni si muovono e lo fanno anche bene. Ovviamente poi ci saranno sempre dei momenti magari di contrasto con la politica, che magari cerca di tutelare il territorio in certe circostanze, ma questo non deve fermare sicuramente il lavoro libero del giornalista, del cronista, che deve raccontare la realtà attraverso i propri occhi. Questo sicuramente. In questo momento Repubblica, il Corriere della Sera, anche il giornale Il Giorno, insomma, insieme al TG1, che spesso in questo ultimo periodo ci è venuto a trovare, ma addirittura il TG5, il TG3, il TG2 in questi ultimi mesi hanno parlato di Buccinasco. E a mio avviso l'hanno fatto tutti in maniera corretta. Quindi infatti, da qualche mese si è tornato un po' a parlare di Buccinasco e di 'ndrangheta, perché il boss Rocco Papalia, giusto? Rocco Papalia è tornato a vivere esatto, tutti gli effetti a Buccinasco, in una situazione anche, mi viene a dire, quasi grottesca, però mi raccontavate, no? Perché lui abita in una villa che per metà è confiscata. Esatto. Lui abita in Via Nearco, perché lo dico perché tanto lo sanno tutti, nel senso che appunto è andato ovunque in tutti i telegiornali anche nazionali, una villa bifamiliare che per metà è confiscata e quindi il comune l'ha destinata a un progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, in cui c'è una famiglia affidataria, un'associazione, Villa Mantea, che accolgono 5 ragazzi appunto minori. Nell'altra metà, con le utenze ovviamente e tutte le bollette quindi in comune, nell'altra metà... C'è anche questo in più, perché il contatore era uno solo. Beh, ma le paga lui, giusto, no? No, ovviamente sono tutte le questioni burocratiche che adesso sarebbe difficile qua affrontare, ma viene tutto fatto con un occhio di supervisione, ecco, non so come definirlo meglio. Nell'altra metà appunto è
domiciliato sorvegliato speciale, perché questa è la dicitura, da parte della... Diciamo che in questo momento lui è una persona libera, nel senso che è in attesa di giudizio, di un secondo grado di giudizio, ha scontato 26 anni per le sue pene già... Esatto, della sua pena dell'inchiesta Nord-Sud, che è una delle principali inchieste che ha portato nel 93 all'arresto di tantissimi 'ndranghetisti nella provincia, nella metropolitana milanese, e quindi si trova vicino di casa con appunto il nostro SPRAR. Per noi lo Stato è in quella parte in cui ci sono i minori stranieri accolti. C'è davvero una storia, ma un simbolo, quasi simbolo veramente del, cioè viene in mente un po' veramente i 100 passi, no? Dove c'era la villa e dice ma c'erano solo 100 passi, quindi anche 3 passi, esatto, a qualche gradino. È una delle, diciamo, una situazione particolare, credo unica in Italia, in cui insomma si verifica una situazione di questo genere. Noi a Bucinato siamo sempre all'avanguardia su questi temi, e in maniera quasi non voluta ci siamo trovati in questa situazione. Diciamo che lo SPRAR è stato fatto, quindi il sistema, diciamo, di accoglienza per i minori non accompagnati. È stato fatto prima, dopodiché la magistratura ha deciso di domiciliare lì il signor Papalia, e da quel momento ci siamo trovati a gestire questa situazione. Abbiamo organizzato già lì varie iniziative per non far sentire sole quelle persone che lì comunque vivono, vicini di casa, di quello che viene considerato un boss della 'ndrangheta. E insomma, noi siamo assolutamente vicini a questa situazione, non facciamo mai mancare. Cioè, che l'attenzione del comune c'è, continua. È altissima. Proprio il 22 di luglio, tra l'altro è il mio compleanno, coincidenza, esatto. Ci sarà proprio una tappa del Festival dell'Impegno Civile, che è un'iniziativa non locale, ma un'iniziativa che noi abbiamo comunque deciso di patrocinare volentieri, e abbiamo accolto questo invito delle associazioni a farlo. Verrà portato in giunta domani, mercoledì, quindi l'ufficialità appunto ci sarà domani pomeriggio. Ci sarà appunto il Festival dell'Impegno Civile, organizzato da associazioni del territorio, che lì faranno tappa, quindi noi saremo insieme a tantissime altre persone nella parte di Villa Confiscata in cui abbiamo accolto i ragazzi stranieri. Nell'altra parte c'è il sorvegliato speciale, ma per noi insomma non, quella parte è lì, insomma, è lì, e vedremo poi come andrà a finire. Allora, Bucinasco, appunto, diciamo, non è solo storie di 'ndrangheta, anzi, tanto altro. È contrasto alle mafie, Bucinasco. Questo io ci tengo sempre a dirlo: è storia di presenza mafiosa e di contrasto alle mafie, come poi avviene in Sicilia, perché insomma, come è avvenuto e avviene in Sicilia, laddove c'è un problema, nascono gli anticorpi per poterlo combattere. Quindi. Un po' questo. Però appunto un comune poi è fatto anche della normale e giornaliera amministrazione, dei vari progetti, delle varie promesse anche che avete fatto in campagna elettorale. Una delle ultime promesse, sindaco, è stata quella del cosiddetto palazzetto dello sport, la palestra. Ci saranno, ci sarà i tempi? Rosa, se puoi passare il microfono al sindaco. Sì, il nostro programma elettorale abbiamo voluto mantenerlo molto pragmatico, cioè legato con le possibilità concrete poi di fare le cose. La palestra, così come una cura ancora maggiore per gli edifici scolastici, sarà fatta, nel senso che alcuni progetti, ristrutturazione scuole, eccetera, sono già in corso. Abbiamo la fortuna di avere questa continuità amministrativa che ci permette da subito di fare alcune cose. Chi viene a Bucinasco oggi potrà rendersene conto, anche per il rifacimento strade, marciapiedi. E poi la necessità di avere un luogo dedicato allo sport è quella, appunto, come dicevi, di creare, io non lo chiamerei palazzetto, diciamo una palestra seria con 500 posti a sedere, i suoi spogliatoi. Perché abbiamo seria, perché dicevi che avete delle squadre di pallavolo e di basket. Ionix per il basket e l'Olimpia per la pallavolo.
che oggi svolgono la propria attività agonistica all'interno delle palestre scolastiche. Questo molte volte crea un problema, visto il pubblico numeroso che segue gli eventi. Quindi abbiamo proprio la necessità di avere una palestra ad hoc deputata a questi eventi. Ecco, vabbè, con un consigliere, con un presidente del consiglio poi sportiva, insomma, sicuramente vi... Su questo no, non era, Rosa dice su questo non è stata continuità, non era una sportiva, l'ex presidente Rosa Paoloni non era sportiva. Invece l'altro tema caldo, che anzi caldissimo, visto che in questi giorni si andrà a capire forse qualcosa, in questi giorni caldi appunto, è la M4. Sì, la M4 è, noi sono 2 anni che già come coalizione col Partito Democratico Lista Civica spingiamo perché l'attuale deposito della M4, che praticamente è a Bucinasco, di fama, al nostro confini, possa avere anche una fermata, perché già lì arrivano i binari e già lì viene costruita l'infrastruttura che dovrebbe terminare nel 2022, quindi con tempi relativamente brevi. Adesso finalmente sia la Regione Lombardia ma anche il Comune di Milano credono in questa possibilità. Proprio il 26 sono stato convocato a Palazzo Marino per discutere dello studio di fattibilità insieme al Comune di Corsico, Trezzano sul Naviglio, ma anche la Regione Lombardia, e quindi questo studio poi dovrebbe portare finalmente al nulla osta per un progetto esecutivo che veda lì la fermata. In corrispondenza di questo progetto che sta venendo avanti da qualche anno ma che anche in questi giorni sta trovando consensi, del nuovo ospedale dei Santi, che dovrebbe poi avere all'interno l'attuale ospedale San Carlo e l'attuale ospedale San Paolo, quindi un ospedale regionale che non potrà esistere senza un'infrastruttura importante di trasporto pubblico come la M4. Insomma, si va in uno scenario che fa pensare positivamente per i cittadini bucinasco. Stanno realizzando un po' quelli che 2 anni fa erano solo i sogni politici che avevamo, che una parte della politica locale, quella che io oggi rappresento come sindaco, aveva. Ci abbiamo creduto. Fondamentale il ruolo di Milano, chiaramente, prima con l'assessore Maran e oggi con l'assessore Granelli, che hanno creduto a loro volta in questi progetti e li stanno portando avanti, diciamo in tempi poi molto brevi, perché siamo passati dalla fase del sogno alla fase del progetto di fattibilità, che potrebbe vedere la luce fra 4-5 mesi. Quindi proprio siamo contentissimi. Sì, anche perché poi diciamo tutta l'ultimazione dei lavori sono 2022. 2022, quindi detto, diciamoci, cioè, come fosse dopodomani per parlare di infrastrutture. È veramente niente. È nulla. Infatti. Per il 2022 noi potremmo avere una fermata al confine con Bucinasco. Proprio casualmente alla fine del... Alla fine ma sono andato quando Pallone diceva vincerà le elezioni, questo io poi dopo fuori onda poi può fare tutti i gesti scaramantici possibili. Anzi, siamo in chiusura, io vi ringrazio davvero tanto, perché qua mezza arco costituzionale di Bucinasco, sono proprio contento di avervi avuto, grazie Presidente, quindi a questo punto Presidente Martina Villa del Consiglio Comunale di Bucinasco, grazie al sindaco Rino Puriti, grazie a voi, grazie a voi per... e grazie all'assessora che sennò poi viene si incavola, se la chiamo assessora perché è già sindaco, sindaca, quindi una che ci tiene, perché la Crusca dice così, mi ricordo che aveva detto la scorsa volta, e quindi grazie anche all'assessora Rosa Pallone, grazie mille e buon lavoro a tutti quanti, perché insomma adesso inizia, mentre gli altri vanno in vacanza, adesso inizia invece il lavoro per voi, inizia il bello, va bene. Grazie mille davvero, grazie anche a tutti voi, io vi do appuntamento, allora segnatevele velocemente, oggi pomeriggio ore 18, Telegiornale di Milano All News, domani 1:30, l'ultima puntata di Summer in the City, perché da giovedì, lo vedete già, ci sono i promo in onda sul nostro canale, da giovedì ci spostiamo al MICO, al Milano Congressi, fiera praticamente, adesso la chiamano MICO ma la fiera di Milano, per Campus Party. 4 giorni non stop di fiera dell'innovazione, noi saremo lì, vi racconteremo tutto ciò che fa innovazione a Milano e in tutta Italia e anche oltre. Io davvero vi ringrazio tanto, ci vediamo quindi alle 18 e per chi vorrà invece rivedere questa puntata, disponibile da subito su diretta Facebook e sul nostro canale YouTube. Grazie mille, arrivederci, a presto. Hot time, summer in the
city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, working on the sidewalk, hotter than a match.